Buongiorno amici, come avete già visto dal video di ieri, oggi siamo a Saria, però oggi ci fermeremo un giorno perché Davide non è stato bene questa notte, questo cammino ci sta veramente provando, non è proprio come appare nei video, una cosa proprio così semplice, è lungo, è faticoso, se hai qualche problema poi te lo trascini lungo tutto il cammino, perciò oggi abbiamo deciso di prenderci un giorno di pausa. Ne vogliamo approfittare perché così lui si riposerà un po', non camminerà sopra il tallone, poi stanotte ha vomitato, quindi anche lo stomaco sotto sopra. Attila anche era un po' così, sta meglio, però insomma, gli diamo un attimo di riposo anche a lui, quindi seguiteci e faremo questo video per farvi vedere solo che cosa è successo. Amore, non sto bene. Dai, ripresa, riprendi fuori. Vedere cosa è successo stanotte. Non credo che sia carino da far vedere cosa è successo. Però lo puoi spiegare che non stiamo cazzeggiando. Ci siamo fermati oggi anche nonostante la giornata di sole. Oggi c'è una giornata di solissimo. Davide non è stato bene, stanotte ha vomitato, la stanchezza, forse tutto e anche Attila diciamo che non era in formissima. Amore bello, anche tu. E allora abbiamo deciso di fermarci un giorno e dato che siamo qua fermi nel parcheggio che non ho ancora ripreso, sì, l'ho ripreso un pochino prima di venire a prendere il camper, poi non l'ho ripreso più. Allora, stavamo dicendo che siccome staremo fermi qua un giorno, così Davide si riprende un po', Attila pure, comunque, ho deciso di provare ad andare a vedere se riesco a trovare una pettinatrice perché devo fare un po' di tinta, un pochino. E visto che siamo qua fermi, qua è pieno di pettinatrici, ma in tutti i paesini dove siamo arrivati si vede che lavorano proprio tanto le pettinatrici qua. Allora ne approfitterò per quello. Si è sentito? No. Amore, Ma perdona, non sto bene, non sto perché? bene. Ma Perdona, non sto bene. perdona. Bene, dopo il rutto in diretta di Davide, che credo che stavolta non cancellerò, così si ricorderà di non farlo più, perché adesso tutte le cose che fa le metterò in diretta. Provo ad andare a vedere come sarà questa pettinatrice. Adesso mi vedete così, dopo non lo so come mi vedete. Tanto non sono mai contenta, mi piace solo la mia pettinatrice. Vabbè, ma va bene almeno per il... Attila, Che fai? Che fai con quelle gambottine così? canadiense? Ci Io sono siamo canadiense? canadese? Canadiense? Ah, ci siamo conosciuti qua dalla pettinatrice. Ah, sì? Pettinatrice qua. Ah, oui? Qui, qui, pettinatrice. I capelli, i capelli. Ma è Bello. poco, Oh, bambino. guarda anche lui come è fatto tutto bello. Esattamente, Ah, sì. esattamente. Esattamente. Stai da molto gusto? Sì, buon cammino. Buon cammino. Non chiedere a me come fa, sono vino del No, spazio. io no, non bevo. Grazie. Adesso È poi suo oggi. sposo che viene? È andato. Dopo io chiamo e lui viene a prendermi. Ah, ok. Ciao, Ciao. 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 Che carino. Ho scoperto che qua lavorano tanto proprio con i pellegrini, le pettinatrici, i parrucchieri e con lui ci siamo incontrati qua. Ci rincontreremo anche più avanti, ne sono sicura. Ora vi prego, mandate i bambini a dormire, non spaventatevi. Allora, sono la pettinatrice che verrà in Italia, vero? Come ti chiami? Lili, se vedete in Italia Lili, aiutatela che non conosce bene la lingua e deve spostarsi anche, dormire, mangiare, ok? Todo. Mi ha offerto il caffè, gli ho detto che lo volevo espresso e mi ha fatto questo.
infatti la mia ha fatto tante coccole. Sì, mammina, ho detto che mi piaci, va bene. Bene. E papino come sta? Mezzo e mezzo. Stai mezzo e mezzo. Sto un po' così. È un po' duro sto cammino, che dici? Un po' di mal di testa, un po' di occhi. Vediamo se questa giornata di riposo se ci dà la ricarica per ripartire. Vedremo domani mattina come siamo messi. Oggi siamo messi un po'. Sì, adesso anche io, a dire la verità, non mi sento tanto molto. Anche Attila esce, gioca, però come sale sopra. Vera, fammi sentire questo nasino. No, è fresco, bagnato. No, allora, lui sta bene, lui sta bene. Bene, capelli. Ho fatto tutti questi boccolini, vediamo quanto dureranno. Bene, amici, allora ci vediamo domani quando riprenderemo il cammino. Ciao!